al via la raccolta di fondi di EIPAS, il passaporto contro la violenza di genere, un'iniziativa messa in campo dall'associazione di volontariato Città senza periferie e dal consorzio di cooperative sociali Prodos, con il sostegno di GESAC. Il progetto interesserà l'area che comprende i quartieri di San Pietro a Patierno, Secondigliano e Capodichino. L'anno scorso abbiamo pensato di lanciare un progetto che coinvolgesse non solo un'associazione del territorio, ma anche una società come Meridionare che opera nell'ambito del crowdfunding, e quindi realizzare un progetto che portasse il coinvolgimento della GESA come aeroporto, le associazioni del territorio e una società di crowdfunding. E da questa operazione, da questa combinazione, abbiamo ritenuto di valutare una serie di progetti, e tra questi ci è sembrato che un progetto particolarmente ambizioso come quello di fare qualcosa per la violenza contro le donne fosse un progetto meritevole di supporto. E quindi, nell'ambito della nostra attività consueta di supporto nei confronti delle associazioni del territorio, abbiamo ritenuto di mettere insieme la nostra capacità, la capacità dell'associazione, ma anche la competenza di Meridionare, e lanciare un progetto di raccolta fondi per il raggiungimento di un obiettivo, che è quello di portare avanti delle politiche, delle tematiche nei confronti delle donne, nei confronti di atti di violenza sulle donne. Saranno utilizzate in tre attività fondamentali: un'attività di carattere educativo, soprattutto all'interno delle scuole, delle attività, e quindi queste attività le abbiamo chiamate laboratori, dove praticamente i ragazzi delle scuole diventeranno attori protagonisti del nostro intervento, e tramite loro coinvolgeremo il corpo docente e le famiglie. Un secondo intervento è legato a un intervento di carattere informativo, quindi informeremo la cittadinanza rispetto alle strutture presenti sul territorio e alle opportunità che presenta appunto il territorio, mentre invece il terzo intervento è legato, siccome facciamo un lavoro sugli stereotipi, è legato soprattutto alla costruzione di una squadra di calcio femminile, quindi andiamo a smontare lo stereotipo per eccellenza che il calcio è un gioco solo per maschi. Il progetto EIPAS è un progetto che nasce da un'opportunità che ci ha dato GESAC e Meridionare per portare avanti questo problema che in questo momento è evidenziato un poco verso la violenza di genere che è molto frequente sul sesso femminile. Noi stiamo cercando di portarlo sul nostro territorio e far uscire fuori allo scoperto tutte quelle donne che per paura non denunciano questo fatto. Alla serata di presentazione c'era anche Rosalia Porcaro. Per l'attrice, sulla violenza di genere non si scherza. Ma non è che non si può scherzare, non si può scherzare, però si può fare qualcosa che arrivi, non dico con ironia, con i paradossi però, perché spesso queste cose sono già piene di paradossi, no? Mi ama tanto chi mi picchia, questo è già una cosa che ha in sé un paradosso, e bisogna anche far capire alle persone che poi vengono coinvolte in questi rapporti malati che non si tratta di amore come loro credono, ma che sono delle vere malattie.